Allora, torniamo al nostro lemma. Se la matrice è simmetrica, tutti i datovalori sono reali. Dimostrazione per induzione. Allora, se n uguale a 1 è ovvio, se n è uguale a 2 non è ovvio e lo verifichiamo direttamente. Allora, matrice A come sarà fatta? Sarà una matrice del tipo A, B, C, C, oppure se preferite, non lo so, come vi piace chiamare, A, B, B, D. A, B, qua ci va D, qua ci va C uguale a B. Ok? Andiamo a fare il determinante di A meno lambda I. Allora, questo è il determinante di A meno lambda B, B, B meno lambda. Questo è lambda meno A per lambda meno D meno B quadro. Quindi viene lambda quadro. Qua ho cambiato segno a entrambi, che quindi siccome ho prodotto i due fattori, entrambi cambiati segno, non cambia niente, no? Quindi viene lambda quadro meno A più D per lambda, poi viene più AD meno B quadro. Allora, il discriminante di questa equazione, dire che le radici sono reali vuol dire che il discriminante, diciamo, di questo, dell'equazione, questo poniamo uguale a 0, deve essere positivo, non negativo. Allora, delta a che cosa è uguale? È uguale ad A più D al quadrato meno 4 volte AD meno B quadro. B quadro meno 4 a C, no? Ok, allora questo è uguale ad A quadro di quadro più 2 a D meno 4 a D più B quadro, più 4 B quadro uguale. Adesso se fate la differenza, qua viene 2 a D meno 4 a D fa meno 2 a D, ma A quadro più D quadro meno 2 a D è A meno D al quadrato più 4 e chiaramente questo è maggiore o uguale a 0 perché è la somma di 2, no? Anzi, quando è che è uguale a 0? Quando è che può essere uguale a 0? Quando A è uguale a D e quando B è uguale a 0, cioè quando la matrice è diagonale ed è un'ultima identità, quando in quel caso vuol dire che le due radici sono coincidenti. In effetti le radici in quel caso sono coincidenti perché i due valori saranno A e D che sono uguali. Benissimo, quindi per n uguale a 1 e uguale a 2 siamo a posto. Adesso consideriamo il caso se n è maggiore o uguale di 2. Se A per caso, diciamo, se risulta vera, insomma, cioè non è che lo sappiamo più, se A ha una radice, diciamo, un autovalore, se prendiamo il caratteristico ha una radice reale, si procede
come abbiamo fatto prima, cioè si scrive, si procede come nel lemma di Schur. No? Allora, A, fattore legale, chiamiamolo lambda. Allora, diciamo, ci sarà una matrice tale che il trasposto di n a n verrà lambda trasposto di b, b e quadro di b. E quindi, se vi ricordate, determinante di b meno lambda i uguale a 0 mi darà tutti gli altri autovalori. E il discorso sarà finito, perché b meno lambda i stavolta b, la matrice b è una matrice n meno 1 per n meno 1, quindi per induzione b è simmetrica, perché trasposto di n a n qua, se vi ricordate, veniva il pezzo che veniva era simmetrico. Ah, era una matrice simmetrica, scusate, 0, b, e b è simmetrica. È ovvio che qua viene 0 e che b è simmetrica, perché la matrice di partenza era simmetrica. Allora, dopo averla trasformata con nel lemma di Schur, non avevamo lambda 1 trasposto di b, 0, b grande, ma avevamo, vabbè, qua l'abbiamo chiamato lambda invece che lambda 1, poi qua c'erano 0, quindi qua c'erano 0, che si mantiene simmetrica, e ovviamente essendo simmetrica anche b è simmetrica. Allora, b è una matrice simmetrica, è di ordine 1 inferiore e siamo a posto. Però il problema è se ha un autovalore reale, non ce l'ha. Teoricamente potrebbe non averlo. Allora, supponiamo ora che il determinante di A meno lambda I abbia solo radici complesse, radici complesse non reali. Che non può essere la fa, le radici qua saranno tutte le altre. Però, se avesse una radice complessa non reale, sia eta una tale radice. Quindi, determinante di A meno eta i, allora, questo vuol dire che se faccio il coniugato, il coniugato di 0 fa 0, alla fine verrà il coniugato di 0 fa 0, questi sono numeri,
ma il collegato si può portare dentro, perché quelle sono somme e prodotti, il collegato è il prodotto è collegato, il collegato è le somme e somme dei collegati. Quindi qua mi viene determinante di A meno E da coniugato è uguale a 0 coniugato. Questo cosa mi dimostra? Che se una matrice ha una autovalore, se del polinomio caratteristico ha una radice complessa, essendo A una matrice reale, qua non stiamo sfruttando l'ipotesi di simmetria, stiamo sfruttando l'ipotesi che la matrice sia reale. Ok? Allora, la matrice deve ammettere, diciamo, il polinomio caratteristico deve ammettere anche la radice complessa coniugata. Allora, supponiamo che omega sia un autovettore, omega stavolta però appartiene a Cn, l'autovalore appartiene a Cn, l'autovettore deve appartenere a Cn. Quindi A omega è uguale a eta omega. Se ci fate caso, sto usando altre lettere dell'alfabeto, no? Per i vettori che hanno coordinate. Ho usato eta per lo scalare. Poi per i vettori c'avevamo U, V, W, quelli che hanno le coordinate che stanno in Rn. Adesso usiamo omega per quelli che hanno coordinate in Cn. Allora, omega come è fatto? Sarà un vettore alfa di Rn più i beta. Allora, questo sta in Rn, oppure x più y, come lo vogliamo chiamare? X più y. Quindi mi viene questo eta omega è eta, lo chiamo a più i b, due numeri reali. Allora mi viene a più i b, così sono scalato per x più i y, sono vettori. Mettiamoci le parentesi qua. Okay. Questo lo cancello, non serve più. Allora, quanto farà? Farà A x meno b y, la parte reale, a x meno b y, più i volte a y più b. Allora, prendiamo adesso il l'autovalore eta coniugato. Abbiamo visto che la matrice era reale, quindi se aveva un autovalore doveva avere per forza anche il coniugato. Va bene? Adesso
vediamo un po' se riusciamo a trovare un autovalore rispetto a questo autovalore, un autovettore rispetto a questo autovalore coniugato. Eta coniugato è A meno I. Ok? Allora io dico, proviamo con Y vediamo un po' più I X. Ok, proviamo a metterci questo. No? E questo qua lo, come lo vogliamo chiamare? Chiamiamolo sì. Ok? Phi di psi omega sono le ultime due lettere dell'alfabeto. Tra l'altro abbiamo chiamato omega, questo lo chiamiamo sì. Allora, proviamo a fare A e sì. Ok? A omega era A alfa più I A, scusate, A x più I A y. Ora, chi è A x? Lo vedete qua. Scusate un attimo. In realtà c'è però una cosa che non va. A psi, no, non può essere, perché questo proviamo a vedere, però qua sicuramente al 90% ci sono errori. Allora, se faccio A psi, questo è A y più I A x. Al 90% c'è un errore, perché se io guaglio questo con questo, e qua devo guagliare AX con questa roba qui, ma questa roba qui non dipende solo da X, dipende pure da Y, non può essere. Quindi qualche cosa mi sono guardato io. Oh, proviamo a farlo formalmente. Allora, AY era A piccolo Y più B piccolo per X più I volte AX meno B Y. Ok? Ho semplicemente scambiato queste. Però, se io prendo, proviamo a fare eta segnato per psi. Allora qua quanto viene? Viene AY, I per I fa meno 1, col meno fa 1, più X, e poi viene... Poi c'è più I volte AX
meno bits. Quindi questo sì, è uguale. No, no, forse è giù, perché quello deve essere autovettore, x e y deve essere fatto in maniera tale che sia vero questo. È da segnato per questo. Quindi abbiamo trovato che sì, no, è giusto. Pensavo di aver sbagliato, ma no. Quindi a omega fa eta omega e a psi fa e a psi fa eta segnato per psi. Ok? Però io so che A è reale, qua non sto sfruttando in nessun modo che A sia simmetrica, perché se sfruttassi che A è simmetrica, lo faremo poi con un'altra dimostrazione, dovrei dimostrare direttamente che i valori sono reali. Allora, continua qua. Adesso andiamo a fare. Allora, avete scoperto però? Che A omega, AX appartiene allo span di X e Y. E AY appartiene allo span di X e Y. Da quello che abbiamo detto sopra si vede, no? Vedete? Ora AX è questo, AY è questo, qua non c'entra la Y. Questo è vero anche in Rn, questo vettore di Rn. Ok? Ora due sono i fatti. Se Y è un multiplo di X, fatemi cancellare il resto perché no, la dimostrazione è giusta. Allora, questi sono vettori di Rn, eh? Questo è contenuto in Rn e questo è contenuto in Rn. Allora, adesso abbiamo due possibilità. Faccio vedere quello che c'è la scritta. Se Y e X non sono indipendenti, quando è che non sono indipendenti? Quando y è uguale a mu x, è un multiplo di y. Se esiste mu appartenente a R, tale che y è uguale a mu x, allora ax è uguale ad a meno b mu per x. E questo è un numero che abbiamo trovato un autovettore. Uno dei due, per forza, mettiamo x, non deve essere diverso da... In questo caso x deve essere diverso dal vettore nullo, perché altrimenti se y è uguale a mu x e x è il vettore nullo, allora è il vettore nullo tutto quanto. Ma un altro vettore non può essere il vettore nullo. Quindi se y è uguale a mu x e x è diverso dal vettore nullo, allora x è un altro vettore reale e questo è un altro valore reale. E lo torniamo al caso di prima. E quindi in questo caso le cose vanno bene. Altrimenti chiamiamo W lo span di X e Y siano W1, W2
una base ortogonale di W, chiaramente quello che abbiamo appena scritto sopra è che W è contenuto in W. Sia W1, W2, W3, Wn una base ortogonale di Rn. Allora, noi sappiamo che anche AW ortogonale è contenuto in W ortogonale, questo per il lemma precedente. E chi ha una base ortogonale? Di W ortogonale. Allora, W3, Wn è una base ortogonale di W ortogonale. Ok? Questa è la base B, la chiamiamo B questa base, rispetto a B, diciamo, sia N la matrice di passaggio dalla base canonica a B, allora trasposta di N a N come è fatta? Come deve essere fatta? Qui ci deve stare una matrice che chiamiamo A1, una matrice 2x2, qui ci deve stare una matrice A2, che è una matrice n-2 per n-2, e qui ci devono stare tutti insieme. Per quale motivo? Si procede esattamente come il lemma di Schur. Questa è una matrice, allora, AW contenuto in W significa che AW1 e AW2 sono una combinazione di lineare di W1 e W2, quindi le coordinate stanno solo qua sopra. Quindi, quando vado a scrivere la matrice, sulle prime due colonne, qua ci sono le coordinate di AW1, qua ci sono le coordinate di AW2. Quelle sono la combinazione di W1 e W2. Quindi, che succede? Che qua e qua ci possono venire dei numeri, qua sotto vengono tutti 0. Poi, vabbè, che AW ortogonale sia contenuto in W ortogonale è per gli stessi identici, l'abbiamo dimostrato, e per gli stessi identici motivi vuol dire che le coordinate stanno solo qua e che qua sopra ci stanno tutti 0. Oppure, se preferite, non serviva neanche il lemma 1, questa era simmetrica, stavolta sfruttiamo che è simmetrica. Questa è simmetrica, quindi dopo scusate, questa è ortogonale, quindi dopo aver fatto questo passaggio la matrice è ancora simmetrica. Qua sotto c'ha zeri, e anche qua sopra deve avere zeri. Questa è un'altra dimostrazione che se AW è contenuto in W, AW ortogonale è contenuto in W ortogonale. Adesso, una volta che abbiamo fatto questo, per induzione, questa si allora ci manca una riga. Questa riga purtroppo la devo scrivere, la scrivo qua. Siano ora N1 una matrice 2x2 ortogonale tale che trasposto di N1 a 1 N1 è uguale a lambda 1 lambda 2 0 0 è una matrice, quelle, le matrici, quella, questa qui è una matrice simmetrica A1, no? Queste sono matrici simmetriche. Essendo simmetrica 2x2, gli autovalori abbiamo dimostrato che sono reali in realtà. E sia N2
una matrice è R n-2 per n-2 ortogonale, tale che trasposta n2 a 2 n2 è uguale a una matrice D diagonale R n-2 R n-2. Anche questo è vero per induzione, perché la dimensione stavolta è scesa, e quindi per induzione questa la possiamo diagonalizzare con una matrice ortogonale, perché per induzione tutte le sue radici, tutti i suoi autovalori sono reali. Allora adesso andiamo a fare, quindi abbiamo scoperto che in realtà qua, poi se vogliamo essere precisi, qua dovrebbe venire lambda lambda, perché l'autovalore sapevamo che i primi due era uguale al proprio coniugato, se sono reali sarà semplicemente un autovalore di molteplicità doppia. Ok? Però praticamente stiamo dicendo che in questo caso qua non era possibile. E siamo arrivati a un assurdo. L'assurdo è nato dal fatto di aver supposto che ci fosse un autovalore diverso, non reale. Comunque, insomma, volendo possiamo anche dire che adesso se andiamo a fare la matrice N1, N2, 0, 0, A, qua c'è la trasposta, vabbè, trasposta, qua ci sta N1, 0, 0, N2. Allora verrà, scusate, qua c'era 1 a 1 a 2 0 0, se andiamo a fare il prodotto righe per colonne, poi viene trasposta n1 a n1, poi viene 0 0 e trasposta n2 a n2, cioè questa è la matrice 2 per 2 diagonale, questa è la matrice n-2 per n-2 diagonale, e quindi l'abbiamo diagonalizzata. E quindi tutti gli autovalori devono essere per forza reali. In realtà il ragionamento si poteva interrompere già prima, perché diciamo, quando abbiamo trovato un autovalore eta, se abbiamo veramente supposto che eta non fosse reale, cioè eta fosse diverso da eta coniugato, allora quando arrivavamo qua la cosa doveva essere, arrivavamo a un assurdo, quindi era assurdo supporre che vi fosse un autovalore diverso dal suo coniugato. Se invece trovavamo un autovalore uguale al suo coniugato, allora due erano i casi: o l'autovalore era complesso non reale, oppure reale di molteplicità più di uno. Vediamo che in questo caso, allora il caso rimane aperto, e cominciamo con l'ultima riga dicendo che sì, è vero, l'autovalore era uguale al suo coniugato, ma era perché era reale di molteplicità 2, e quindi per induzione comunque riusciamo a diagonalizzare la matrice. Insomma, la logica è sound, come direbbero, cioè la dimostrazione è giusta. La logica è affidabile, semplicemente si tratta di dirlo nel modo opportuno. Quindi vedremo poi, in realtà c'è una dimostrazione molto più semplice che però fa riferimento al prodotto ermitiano canonico, e per ora non lo voglio fare, perché diciamo, se parliamo di CN e parliamo di prodotto ermitiano canonico, è meglio fare una lezione a parte, perché già questa lezione è complicata, e allora è meglio tenere queste due complicazioni separate in maniera tale che non possano interferire. Bene, allora ripeto quello che abbiamo fatto stamattina. Stamattina abbiamo visto che se io prendo una matrice reale n per n, posso fare un cambiamento di base con una rotazione, o rotazione più, se vi ricordate,
rotazione più ribaltamento, a seconda se il determinante di n fa 1 meno 1, quindi una matrice ortogonale, matrice di passaggio ortogonale, tale che dopo il cambiamento di base n a meno 1 a n, che è uguale al trasposto di n a n, sia, come sia? Triangolare superiore. Per poter fare questo ci voleva però che tutti i dato valori fossero, che io già sapevo che tutti i dato valori fossero reali. Se però la matrice di partenza è simmetrica, non lo devo sapere, è automatico che tutti i dato valori sono reali, matrice simmetrica reale ovviamente. E non solo, ma quando vado a fare questa operazione la matrice rimane simmetrica e pertanto, essendo diagonale superiore e simmetrica, è in realtà una matrice diagonale. Quindi, il fatto importante che, diciamo, sono importanti tutti e due, però, il fatto che adesso voglio sottolineare come risultato netto è che se ho una matrice simmetrica reale, posso trovare una matrice ortogonale tale che trasposto di n a n è una matrice diagonale. Bene, vediamo un po' che reso. Allora facciamo una piccola pausa.